Dico di no. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben ritornati qui alla Fabbrica del Vapore. Ormai ho perso il conto, credo sia il quarto giorno di festival, se non sbaglio, sì, forse adesso, il quarto giorno di festival, di che festival? Del Fringe Festival Milano Off, qui della Fabbrica è del Vapore. È cambiato ancora. No, però credo di averlo detto nelle quattro parole, sono nell'ordine giusto, credo, perché insomma ho detto il che forse ora di domenica riusciremo a trovare qual è il metodo giusto per nominarlo. Ricordo appunto qui alla Fabbrica del Vapore, Barbara, perché qui c'è l'headquarter, qui c'è il quartier generale del festival, che si espande poi in tutta la città con ben 5 teatri in giro per la città, ma alcuni anche appunto che vengono, alcuni spettacoli vengono anche fatti qua, come ad esempio i musical o i monologhi nella sala appunto dei monologhi qua alla Fabbrica del Vapore. Il festival, ricordiamo, va avanti fino a domenica. E Barbara, questa cosa non lo sai perché non te l'ho detta, perché non ti parlo di tutto con te fuori onda, tranne che del festival, in realtà, diciamolo, confessiamolo. Prima Renato Lombardo mi ha fermato dicendomi, facendoci complimenti, dicendoci che sta andando molto bene. Gli ho chiesto un po' come sta andando, le compagnie sono contentissime di quello che sta succedendo, ma ricordandoci che domenica ci sarà la possibilità di venire qui e incontrare durante la giornata di domenica anche molti dei testimonial del festival, tra cui ad esempio Monio Vadia. Insomma, quindi insomma non una cosa abbastanza importante, e la cosa bella è soprattutto vedere un po' questi personaggi che siamo abituati a vedere sui grandi palchi, sul palco, vederli anche fuori dal palco, vederli in un contesto off appunto come quello di questo festival, insomma, anche quindi avere sicuramente anche l'opportunità poi di scambiarci delle parole, cogliere magari dei suggerimenti, e sicuramente anche le compagnie che sono qui sono ben felici di avere questo tipo di possibilità. Ma adesso mi taccio, perché la platea, i nostri ospiti, è davvero davvero numerosa e soprattutto, come sempre, rigorosamente io in minoranza come quota azzurra, giusto? Sai, come è giusto che sia, che ci teniamo a questa cosa. Come è giusto che sia. Quindi abbiamo con noi in realtà due spettacoli. Uno si chiama Pezzi. Siete 11 donne e un maschietto in tutto, tra ospiti contare, e redazione. Bravo, no, ho dovuto contare così con le dita anche. Allora, abbiamo appunto lo spettacolo Pezzi di Laura Nardinocchi, che firma anche la regia, e diciamo che porta questo spettacolo con Rueda Teatro, la sua compagnia, ed è al Milano Off per la seconda volta. Per i nostri affezionati, la volta precedente al Milano Off portò Occhio Pin, fu molto gradito dal pubblico, uno degli spettacoli. Ma chi può dimenticarsela? Ero ovunque, te la ricordi? Cioè, ogni inquadratura, ogni fotografia, ogni... Lei c'era di mezzo perché andava a parlare una, con una tutti, nostra, andava a chiedere una a tutti, nostra insomma. Beniamina, insomma, siamo, le abbiamo fatto. Voluto non è, molto sento bene. Che non è cambiato. Beh, però vedi, non no. cambiando, è il secondo anno, insomma, per il Milano Off, complimenti. Poi invece con noi c'è anche un'associazione storica milanese, possiamo dirlo, è Greco in Movimento, che alle 6 o 6 e mezza? Alle 18. Alle 18, 18 di adesso. Alle 18. Alle 18 è in scena con Ricomincio da me? No, noi siamo in scena con Coralmente, che è uno spettacolo fatto con attori di Greco in Movimento e le detenute del carcere di San Vittore. Lei che ci ha parlato è Elisabetta Vincenzi, che, sì. Che Vincenzi, che salutiamo, con Carolina Di Lauro, tutte e due chiaramente di Greco in Movimento, l'associazione. Sì. Restiamo un po' con lei. Allora, ci racconti, perché Greco in Movimento è una storica associazione che abbiamo, voi milanesi, ma anche io, abbiamo conosciuto al Teatro Greco tanti anni fa. Teatro Greco, che è stato chiuso nel 2006, perché è stato ripreso in mano dalla proprietà, quindi dalla curia. È rimasto chiuso fino a 4 anni fa, diventando un refettorio ambrosiano che ospita, fa molte iniziative, molte cose belle. Quindi quando, fra virgolette, abbiamo avuto lo sfratto, ci siamo presi il nome, perché io dicevo il Teatro Greco sono io, e siamo diventati Greco in Movimento, che ci muoviamo e su e giù per l'Italia. E vi muovete tra realtà neanche abbastanza semplici, perché mi raccontavate a fare questo spettacolo sono in realtà le detenute di... Sono le detenute della casa circondariale di San Vittore. Ricomincio da me,
è il progetto che è nato 4 anni fa a San Vittore, dove un'educatrice, conoscendomi come regista che lavora sul sociale, ci ha chiamato per proporre un nostro spettacolo. E da lì è nata la collaborazione, dove il teatro diventa un mezzo per la rieducazione. Quindi questo in pratica è il nostro 4º anno che usciamo con un prodotto nuovo. Il primo anno con un lavoro fatto solo all'interno con le detenute della sezione femminile. L'anno dopo siamo uscite con questo libro che è Ricomincio da me, dove all'interno c'è tutto un servizio fotografico fatto durante tutto l'anno. Abbiamo avuto la fortuna di poter ospitare all'interno dei fotografi che hanno, come si dice, ci hanno seguito raccontando attraverso le immagini tutto il lavoro che abbiamo fatto. Per me non è fondamentale fare uno spettacolo con le detenute, non è il mio fine, ma attraverso le tecniche di laboratorio le detenute possono parlare di sé liberamente utilizzando il personaggio. Quindi gli attori devono costruire un personaggio, queste donne devono distruggere il personaggio che le ha portate a delinquere, e quasi tutte purtroppo arrivano da problemi di dipendenza affettive. Quindi molto riscontrato nelle carceri, sì, al femminile. Sì. E noi lavoriamo appunto su questo, da ricominciare da me. E loro quindi hanno anche scritto? Loro in pratica, durante questa tecnica di laboratorio, dove noi ci mettiamo all'ascolto attraverso degli esercizi, attraverso la provocazione con dei brani molto forti, brani teatrali che arrivano, dove io chiamo degli attori che recitano facendo sentire la parte a loro, poi dopo cosa succede? Che la mia è una grossa provocazione per poter far parlare di sé. E da lì nascono lettere, biglietti, frasi, dove Lia, che bravissima, raccoglie tutto. Le ho anche io qua delle cartoline. Esatto, con cui quelli che ha lei lì sono dei disegni che hanno fatto proprio le ragazze. E lo scorso anno da quei disegni sono state fatte queste cartoline e sono state realizzate 8 poltrone, perché erano 8 disegni, ognuna con un nome di una delle ragazze, e che sono state poi presentate al Salone del Mobile. È stata un'azienda che ci ha aiutato in questo progetto, queste 8 poltroncine con i loro disegni, e le abbiamo presentate lì insieme al libro fotografico. Milano fa tantissimo questo, diciamo, collaborazioni tra diverse realtà di design. Il design è molto presente, davvero, davvero. È molto interessante, insomma, vedere come anche l'interesse verso il mondo delle carceri finalmente comincia ad alzarsi, perché insomma è sempre molto difficile parlare di quel tema e si fa sempre finta che non esista. Bisogna imparare a perdere un pochino il giudizio e pensare che sono donne, non sono reati. In realtà uno pensa sempre al reato, si pensa sempre al reato quando si vede una detenuta o un detenuto, infatti. Giusto. Ma in realtà per ricominciare c'è bisogno di dimenticare, insomma, di mettere un po' da parte questa. Dimenticare anche sono loro. Esatto. A destrutturarle. Esatto. Il teatro è da dire, forse anche noi società esterna, certo, anche ad accettare l'esistenza però di questi luoghi, ad esempio. Una cosa che mi ha sempre colpito, parlavo con un urbanista che diceva che loro, ad esempio, all'università avevano fatto tanti laboratori sulle varie città ideali, su come creare una città, e quasi tutti dimenticano di inserire all'interno il carcere, ad esempio, perché nella nostra idea di mondo perfetto non dovrebbe esistere, no? Quando invece, ahimè, come gli ospedali, come tanti altri luoghi in realtà, che poi vengono comunque inseriti anche se sono luoghi di dolore, quello ad esempio invece viene sempre lasciato per ultimo. Allora io vi lancio una provocazione con loro. Io dico sempre, io non sono una buonista, loro hanno sbagliato, hanno infranto le regole ed è giusto che paghino, ma non solo il reato, cioè la prigione serve per ricostruire e rieducare una persona. La differenza fra noi e loro è semplicemente un pensiero che noi l'abbiamo tenuto come pensiero, loro l'hanno fatto diventare azione. E questa è la differenza fondamentale, perché quante volte noi siamo in macchina
e c'è uno che rallenta davanti o ci taglia la strada e noi diciamo ma ti potessi schiantare contro un palo. Ma quante volte noi abbiamo fatto dei pensieri negativi, pesanti su altre persone? La differenza è quello, purtroppo il loro pensiero è diventato un'azione che noi, tutti noi, nella nostra mente abbiamo fatto. Abbiamo pensato. Il confine molto molto sottile. È infatti molto sottile. Vi racconto solo una piccolissima cosa, poi fuggo perché fra un po' arrivano e vado ad accoglierle. Noi abbiamo conosciuto, è stata con noi più di un anno e mezzo, una signora che dopo anni di denunce e di ospedali, di denunce ancora, dove queste denunce avevano la sortita di fare una ramanzina al marito ubriaco che tornava a casa, dove è stata minacciata di togliere la denuncia altrimenti avrebbe bruciato la propria figlia, che era anche la sua figlia, dove la mattina la figlia chiama la polizia dicendo venite perché mio padre sta distruggendo casa, c'è sangue, no, allora non veniamo. Alla sera la madre ha detto vabbè, volete il sangue ora di stasera l'avrete perché ho la mia vita e la sua. Lei ha tirato una coltellata a quest'uomo, non l'ha ucciso, si è fatta un anno e mezzo di prigione, la figlia minorenne è stata affidata al padre e dopo un anno e mezzo lei è uscita perché è stata ritenuta legittima difesa. Quello che io mi chiedo è: questa donna quando è uscita, secondo voi dove è ritornata? Di che cosa si può pentire? A casa col marito. Di cosa si deve pentire? Perché non aveva dove andare. Eppure lei invece, noi cosa impariamo da loro? Che quando io le ho detto hai fatto bene, mi ha detto no, io non ho fatto bene, perché io potevo ucciderlo e io sono diversa. Assolutamente, ma cosa ha sbagliato? Nel senso, quanto ha sbagliato piuttosto che la società che non tiene in conto, che non hai speranze. Cioè se un uomo ti prende di mira in questa società, adesso certo, si sta muovendo qualcosa, forse il nuovo codice rosso, vediamo come va, speriamo. Aiutiamo anche noi a migliorare la situazione, ma fondamentalmente fin qui... Lei sicuramente non era stata tutelata. Ed è uscita, è tornata a casa. E il marito è in cura adesso, speriamo bene. Stasera sarà tra noi ospite pubblico. E siamo sempre in contatto con lei, cerchiamo per quanto possiamo di darle una mano nel nostro piccolo, ovviamente. Allora, io so che voi siete molto prese, quindi non so. Vi ringraziamo, lasciamo andare. Vi ringraziamo tantissimo, facciamo tanti in bocca al lupo. Sì. Ricordiamo, alle ore 18. Siamo in scena con lo spettacolo Coralmente. E venite, sono, chi vuole può prendere il libro che l'associazione ha composto sull'attività dell'associazione e praticamente in cambio di un'offerta libera. Esatto. Quindi grazie, è un lavoro molto interessante. L'offerta libera chiaramente servirà loro per portare avanti la grazie loro azione. Grazie mille. A voi, infatti, che la nostra diretta di questa sera non sarà alle ore 18 ma alle ore 16, proprio perché appunto poi andremo anche noi a vedere lo spettacolo. Esatto. Grazie, buon proseguimento. Grazie mille. Buon lavoro. In bocca al lupo. Grazie. E passiamo quindi invece allo spettacolo in cartellone al Pezzi, Festival Fringe. Si chiama Pezzi. E allora ci parla Laura Nardinocchi di questo nuovo lavoro. Di cosa parla? Allora, Pezzi è un lavoro di scrittura di scena, quindi è nato con un lavoro di improvvisazione, di training sul tema della morte del padre. E diciamo sono tre donne, una madre e due figlie che durante l'8 dicembre, quindi il momento in cui si fa l'albero di Natale, si trovano per la prima volta senza questo marito, senza questo padre, e quindi ovviamente c'è questa assenza che ogni tanto torna a farsi sentire. Infatti ci sono comunque dei flashback rispetto a dei momenti insomma legati a questa perdita che ogni tanto torna, e ognuna di loro tre
ha un modo di reagire a questo dolore. Non vuole essere uno spettacolo che dà un'unica possibilità di reagire alla morte e al dolore, ma dà tre modalità di reazione, anche legate alle tre età delle protagoniste, perché c'è una madre, un'adolescente e una bambina, quindi sono tre differenti età, quindi ognuna reagisce anche secondo il proprio vissuto e il ruolo che ha nella famiglia. Assolutamente. Quindi cimentata questa volta proprio con il movimento all'interno dell'essere umano, quasi un esercizio di stile sostanzialmente, ma riportato proprio dentro la vita umana, stesso evento che procura tre modalità diverse di vivere quella vicenda, molto interessante. Se come sempre la nostra mi interessa molto anche il fatto che appunto comunque è una giovane scrittrice che però ha dovuto interpretare anche la scrittura di una madre, dicevi appunto, quindi di riuscire a la a scrittura capire... diciamo è avvenuta appunto collettivamente, perché nasce con un lavoro molto lungo di improvvisazioni, di stimoli, di lavoro sulle immagini, sui quadri, e comunque il lavoro su appunto lei è la madre ed è anche la più giovane del gruppo, ah, ecco. E quindi il lavoro è stato fatto su quelle che sono le caratteristiche fisiche, ma anche appunto che ruolo ha la madre all'interno della famiglia. Non era un lavoro su sul far sembrare anziane o appunto più giovani le attrici, ma su come si relazionano la madre alle figlie, cioè sulla relazione. Il lavoro è stato molto importante. Durato quanto? Il lavoro di prova tanto, circa 9 mesi diciamo di pensiero, non tutti i giorni veramente, certo. Ovviamente, però sì, un lavoro molto molto lungo. Allora. La prima volta che lo presentate oppure avete già... No, noi abbiamo vinto quest'anno il Fringe Festival di Roma e quindi lì è, diciamo, stato il debutto ufficiale del lavoro, e dopo abbiamo avuto... Grazie a questa vittoria. Buonissima la prima, direi, allora. Cioè, sì, se sì. Debutto, vinci sì, il Fringe. Sì. E poi da lì abbiamo... Martinocchi non delude mai, diciamo. Ti prende per sfinimento, lo sappiamo. Perché anche. Sì, sì, per sfinimento mi hanno fatto vincere. Brava, brava. Poi da lì, dico, abbiamo avuto, grazie a questo, diciamo, l'opportunità di far girare un po' lo spettacolo. Il Fringe comunque ci ha offerto una tournée che partirà da novembre, che staremo al Teatro Vascello a Roma, quindi da lì insomma avremo un po' di date di questo lavoro sicuramente. Perfetto. Allora, diciamo che voi siete tornati al Milan Off. Come mai siete tornati? Perché nel senso che avevi già fatto un'esperienza, per te è stata positiva a questo, insomma, questa modalità di fare questo festival, ti sembra che ti abbia portato risultati? Raccontaci un po', perché tu sei alla seconda volta, okay. Quindi ci puoi dire com'è andata. Allora, diciamo che come tutte le cose cerco di prendere aspetti positivi e negativi. Quindi sicuramente l'aspetto positivo è la relazione con gli operatori che il festival ti fa incontrare. Per noi, soprattutto che siamo di Roma, è difficile creare una relazione, un ponte fra queste due città che spesso sono in competizione quando invece dovrebbero essere unite e dare valore al teatro, che è lo scopo e non è... Sicuro che sono in competizione anche tra i quartieri qua. Esatto, quindi, infatti è una competizione continua e questo però per noi è un problema. Perché non ci permette di creare un ponte, cioè non c'è un teatro a Roma che è interessato, anche se stima una compagnia, a farla andare a Milano in un teatro che è simile per stile, per stagione, per interessi artistici. Non c'è questa relazione e quindi noi autonomamente ci dobbiamo muovere. Sicuramente in quelle città, cioè io ho un grande interesse a stare a Milano perché so che è una tra le città più importanti a livello teatrale. E quindi rispetto a questo ero contenta di ritornare al Milan Off con l'idea che fosse cambiato rispetto al fatto che prima c'erano tanti spazi, troppe compagnie, questo era molto dispersivo, e quest'anno invece comunque anche andare a un teatro storico come quello della cooperativa per noi era importante. Sicuramente c'è un lavoro sul pubblico che va ancora fatto perché abbiamo avuto pochi spettatori e questo ovviamente per noi è poco stimolante, è difficile anche da affrontare a livello economico, quindi la mia speranza è che comunque si possa
portare la gente poi a vedere il teatro e non solo gli operatori. Questa sera, ricordiamo, siete alle 19.30. Sì, alle 19.30. Muovetevi, ce la fate anche questa sera, ma sei anche sabato alle 21.30, sì, al Teatro della Cooperativa, domenica alle 17.30. Sì, 17.30. In pomeridiana, molto bello andare al teatro in pomeridiana la domenica, ve lo consiglio. Teatro La Cooperativa, via Private Ermada 8, è un bel teatro. Mi guarda. Sì. Mi guarda. È molto importante come palco, ma è anche una dimensione molto accogliente. Quanti posti sono a sedere? Oddio, adesso sta domanda. Non li avete contati? A occhio saranno più o meno 200 posti. Sì, circa 200 posti. Circa 200 posti, quindi insomma venite, dovete riempire parecchio. Vabbè, è un teatro comunque storico, cioè c'è una direzione che insomma non è che... Sì. Cioè, è un teatro, sì, di quelli proprio tosti di Milano, esatto, diciamo. Eh sì. Allora, invece voi siete ancora... Noi ci, ormai penso che ci diamo l'appuntamento, mi sa, di anno in anno. Il vostro tipo di esperienza, avete fatto lo speed date quest'anno? Avete avuto... ci sono state novità? Come è andata? Sì, comunque abbiamo fatto lo speed date, abbiamo incontrato gli... Rispetto a quello dell'altra volta, come ti è sembrato? No, ero io che stavo molto meglio. Ah, ok. Comunque, no, lo speed date è appunto un'occasione... tra quelle più importanti che il festival offre, mm-hmm, sperando che poi questi operatori vengano a vedere lo spettacolo, che ovviamente il video non garantisce la stessa... Tu te la immagini lo speed date? Cioè, se già normalmente è una che no... Pensa allo speed date, cosa deve essere? Io tifo per lei. Infatti, no, appunto, dico, pensa che cosa sarà, basta, lo speed date. Io la voglio come categoria. Dovrebbe vendere i biglietti, secondo me, anche per lo speed date. Anche per la performance, anche quella. Allora, perché se fossi io il festival, prenderei Laura Nardinocchi e fare, ok, fai il tuo spettacolo, ma mi devi promuovere tutto, perché lo spirito combattivo che ha sta ragazza è la metà basta. Bella. Allora, Mi ha ricordato il l'argomento, quando, giusto? Molto bello, eccetera. L'ultima cosa forse, sì, da chiedere potrebbe essere, avete visto già altri spettacoli di questa manifestazione? Cosa ne pensate della qualità generale? Abbiamo visto soltanto uno spettacolo, quindi la qualità generale non lo so, non penso, sì, di dare un parere. Riuscite da lì poi a vedere il resto? Siete un po', stando la Teatro Cooperativa rispetto alla Fabbrica del Vapore, è un po' distante. Sì, proprio fuori. Riuscite un po' a vivere? Ricordo che c'è un comodo tram però che va in quella direzione. Quale tram? Piazzale d'Agosta. Qual non dico, la Piazzale d'Agosta c'è il tram che va direttamente verso... Ah, okay. Sì, sì. Quindi siamo ben collegate alla fine della fiera. Riuscite un po' a vivere la mattina? Stiamo venendo sempre agli incontri perché comunque sono interessanti, mm-hmm, e quindi ci teniamo a essere presenti agli incontri che possono... Tu hai sottolineato l'importanza di essere per una compagnia come la vostra al Teatro della Cooperativa, quindi quello è assolutamente, sì, una, sì, cosa, sì, positiva, sì. E riuscite comunque a frequentare anche... Ah, sì, assolutamente sì, quello sì, sì. Certo, ovviamente c'è sempre il problema della contemporaneità, per cui appunto, anche volendo, ieri avevamo il montaggio prima di... Se quindi avete, sì, cominciato c'è sempre ieri, quello scarto lì di tempo che non puoi occupare, mm-hmm, però ecco, sì, quello si fa quel che si può. Stiamo attrezzando il prossimo anno di fare giornate da 28 ore, così che c'è un, devo 3 ore, è l'unica un paio soluzione, d'ore in più non per ce n'è un'altra, a... non ce n'è. Stiamo cercando di capire un attimo con l'astronomico di Greenwich su come poter fare, però senso, secondo me Harry Potter fare è meglio. Sì, ce la potremmo fare, Harry Potter ce la può fare. Allora, no, ricordiamo una cosa su quello, il discorso del pubblico, che è molto interessante, nel senso che è vero, c'è sicuramente un problema di pubblico, ma c'è un problema di pubblico a Milano, secondo me, a prescindere, proprio nel senso che sicuramente un festival come questo non dovrebbe durare una settimana, lo sanno anche gli organizzatori, abbiamo parlato spesso volentieri, questa mattina mi ha fatto una bella chiacchierata. Facciamo un appello alle istituzioni. Ecco, il problema è che appunto non è un problema di chi lo organizza il festival, chi organizza il festival lo farebbe anche durare 2 mesi se fosse per lui. Esatto. Il problema è l'impossibilità di riuscire a far durare ad oggi a Milano un festival come questo, più di una settimana non si riesce a far durare. Il comune di Milano, c'è da fare un appello, i municipi di Milano, facciamo questo appello perché Milano, diciamo, lo diciamo sempre, giusto signori, guardatemi negli occhi, che è la città del teatro. Può una ne città del teatro sicuri? Non avere un festival importante per il teatro? A me non sembra una ricordo cosa ricordo una cosa che a me è un po'... Milano è la settimana delle week, mm-hmm, ha week di qualsiasi genere, colore e gusto, tranne la week del teatro.
La guida del teatro non esiste, c'è la Movie Week, c'è la City Week, c'è la Music Week, c'è quella delle biciclette, c'è quella del food. Non c'è realtà quella del teatro. Si fa qualcosa di teatro insieme ad altre week, cioè si infila il teatro appunto, come se fosse una non cosa non lo puoi infilare, il teatro non si può infilare. Cioè, anzi, posso dire che dovrebbe essere altre cose infilarsi nel teatro. Basta farlo, però. Era forse questo, che c'è così fame poi di farlo che va bene anche infilarsi nei buchi. Il discorso però deve essere importante, perché il teatro per Milano non è la ruota del carro, l'ultima ruota del carro, è un vanto per Milano. Quindi quello che dico io, far maturare una realtà e fare in modo che possa migliorarsi e quindi diventare sempre più importante a livello nazionale ma anche internazionale, perché questo festival, essendo un fringe, sta creando anche collegamenti con il mondo. Le sinergie che ci sono con Edimburgo, con Avignone, sono ovviamente importantissime. Se non si fa a Milano questa cosa, poi anche il Fringe di Roma, cioè voglio dire, Torino. Creare sempre migliori comunicazioni tra le città di italiane, dove si riesce a fare il Fringe a Torino e quant'altro, non è indifferente per chi ha uno spettacolo e deve circuitare, e soprattutto spera che prima o poi i teatri ufficiali, perché io su questa cosa ci tornerò sempre, comincino a fare la spesa da questo tipologia di festival, dove arrivano ragazzi che scrivono soggetti nuovi, copioni nuovi, con occhi nuovi, che portano il pubblico nuovo. Che poi, Barbara, anche lì abbiamo visto che non è solo ragazzi in realtà, perché anche insomma abbiamo visto anche degli attori di una certa età che scrivono però delle cose davvero davvero nuove, davvero davvero rivisitate, attuali, contemporanee, diverse. Una parola, in questo caso è una parola che è brutta usare, normale, diverso, brutto. In questo caso però diciamo, allora, è diverso, è un altro tipo di teatro. Che ne so, Pirandello, facciamo bellissimi, meravigli, classici, noi li adoriamo. Però anche un po'. No, non si può dire. Non si può dire. No. E non lo hanno fatto. No. Però bisogna far coesistere assolutamente la nuova produzione, bisogna spingerla, perché se loro non riescono a viverci di questo, prima o poi smetteranno, perché poi bisogna vivere. Però non è possibile, è una perdita per l'Italia. Ti do una notizia, però tutti quanti smetterebbero, lei no. No. Questo lo sappiamo, cioè lei sopravviverà all'olocausto nucleare. Va a mangiare il corteccio degli alberi pur di, ma secondo me non avrebbe problemi, scanoccherebbe anche i mattoni della fabbrica del vapore. Dopodiché, dai, diamo l'appuntamento alla prossima in chiusura. Sì, lo spettacolo è Pezzi, in scena al Teatro della Cooperativa, via Privata Ermada 8. Gli orari stasera alle 19.30, poi sabato alle 21.30. Domenica alle 17.30, il gruppo è Rueda Teatro, l'autore dello spettacolo è Laura Nardinocchi, che ringraziamo per essere stata ancora con noi. Grazie a voi. Firma anche la regia di questo suo spettacolo, interpreti Ilaria Fantozzi, Ilaria Giorgi, Claudia Guidi e le luci Livio Berardi, che salutiamo. E poi le musiche Francesco Gentile, i costumi sempre Laura Nardinocchi. Hai messo insieme delle cose. Siamo andati lei al mercato a prendere la scenografia, diciamo, più che altro. Me la vedo. Sì, me la vedo andare a Porta Bottese, a comprare le ultime grazie cose. Grazie mille, ragazzi, in bocca al lupo, merda. Ma soprattutto ci vediamo il prossimo anno, ma con loro, cioè, è così, no? Ma, ovvio, nel senso che io ci resto male. Nardinocchi ci deve promettere, appunto, che se anche il prossimo anno sarà sui palchi più importanti, organizziamo. Cioè, da Broadway in giù, comunque, cioè, qua passa, deve passare per forza. Va bene. Insomma, noi comunque va bene. Siamo un po', cioè, mi sento un po' più Pippo Baudo in questo momento, no? Che l'abbiamo scoperta noi, no? Cioè, sì, l'abbiamo battezzata, no? E quindi, insomma, va bene. Davvero, grazie mille, ragazze. Grazie. Ci si vede a teatro e tante andate a vedere sul sito gli orari. Andate a vedere i luoghi, così che possiate vedervi. Servite a loro per farli crescere, venite. E loro non lo sapete, ma servono a voi. Ci stava. Va bene, grazie mille davvero. Grazie mille. Grazie Barbara, noi ci vediamo grazie fra poco, Fabio. Perché abbiamo un'altra diretta. Assolutamente sì. A breve. C'è e quindi vi diamo appuntamento a più tardi, sempre qui in diretta su Milano News. Grazie mille, arrivederci, a presto. A presto.